E siamo di nuovo qua a Santa Brigida. Oggi andiamo a fare il Down in the River e il Sentiero del Pane. Sempre come al solito stradone centrale e ne avremo però un po' di più, forse mi pare 6 chilometri. Ok, vediamo fra 6 chilometri l'ingresso del sentiero. Allora, abbiamo superato l'ingresso di Petirosso, la strada che porta al casone del partigiano, e ora andiamo a provare questo, Down in the River. Questo qui a un certo punto, poi tornando, risalendo leggermente, ha anche il collegamento col Petirosso, cioè il Petirosso arriva e noi arriviamo in questo senso qua, e poi partirà il Sentiero del Pane. Intanto vediamoci Down in the River. Andiamo a vedere. Un po' roccioso lì, eh. Wow, qua girava. C'è qualche rilancio. Ne vedo anche uno bello lì a salire. C'è un bel rilancio lì a salire. Eccolo qua. Come al solito è la prima volta che lo facciamo, quindi dietro le curve non sappiamo esattamente cosa ci sia. E qua? Ah, qua c'è un precipizio. C'è un precipizio. E poi bisogna arrampicarsi. E poi è crollato. Qui il fiume, un torrente, si è portato via un po' di roba. Ok, qui c'è un'altra indicazione. Allora, andiamo giù, scendiamo di qua. Questo qui è un po' tortuoso, che ci sta portando giù. Vamos. E anche qua la coppiata, foglie di quercia e terreno non è proprio. Allora, sì, di qua. Qua è un po' tutto distrutto. Qua è un po' distrutto. Diciamo che ha questi punti di rilancio e poi questi tratti in discesa. A volte anche tipo come adesso, un po' in piano. Non è male, è carino. Qui hanno dato una bella soffiata, bravi ragazzi. Che bella ribassa. Ops, girato sbagliato. Diciamo che come tecnicità questo è più tecnico, anche se non si riescono ad raggiungere delle grandi velocità, però devi essere capace un po' a guidare la bici. Guardate che curva qua, questa taglia 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 taglia. Issa, cazzo, questa non riesco a farla, l'hai fatta questa così così, tanto ce ne delle altre qua se vuoi imparare. Qua poi dove giri? Qua sto girando proprio di secco, andiamo qua sotto. Ah, bella questa qui. Sarà il caso di chiuderla bene.
diciamo che qua il non stress ci va, spesso, oppure vanno ben chiuse così, però la fregatura che non so esattamente cosa c'è di là, quindi qui c'è un'altra. Allora, sì, il navigatore ci dice a destra, e a destra sia. Ecco Guido, ecco Guido, Guido c'è, guardati qua, lui mamma pensava, mia. Diceva, ne ho fatte già tante di curve, a questa qui andrò dritto, e invece no. Questo mi sta impegnando. Ma questa è una mulattiera proprio. Qua si può tagliare, sì. Ecco il perché di tutte queste curve, è praticamente una mulattiera. Allora, qua incrociamo qualcosa. Qua incrociamo qualcosa, vediamo. Allora, questo che abbiamo fatto era down in the river, e infatti il fiume è là sotto. Ora questo video lo chiudiamo qui, perché così facciamo questo che è il sentiero del pane e facciamo un video solo a sé. Comunque tecnico, fattibile, carino, però dai, un bel allenamento. Questo è molto tecnico. Bello. Comunque bello, perfetto.